Braget. Ancora pulle. Maledetto Dio. Un secondo, stavo sistemando i le bolle, vedo se ci fosse messo da chiamare e poi ci commentiamo. No, Beto Paradosso è finita 2-0 per Beto. Ok. Faccio una sabbia poi. Mi sta giocando. Matei. Quindi sono Isma e Beto che stanno giocando. Matteo, tu hai giocato contro Beto? Come no? Ma tu da un cazzo la vostra bulla? Vabbè. Che grande. Yeah. Vai, vai, vieni, 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 che castiamo, che cadiamo insieme. Questo è il secondo. Penso. Ancora una volta? Ancora una volta? Cazzo. Isma. Beh, King. Siamo 1-0 per Beto, signori. Adesso giuro che iniziamo a castare. Ciao Giulio, come stai? Io che c'ho sto torneo? Allora, siamo... Allora, in ranking di potenza Kremesis, Beto, Para, poi che c'è? Io, per forza, Isma, Matteo, Raffaele e basta. Cioè, oggi è l'unico weekly dove c'è gente che sa cliccare. Non dico che sa giocare, ma sa cliccare, sa cosa cliccare al momento giusto. Mo stanno parlando del main, di giocare in quick play. Ma prima non abbiamo salvato con Paradox o Paradox? Paradox. Ah, cazzo, vabbè, dovevo mettere Paradox. Vabbè. Non è morto nessuno. Pensavo che Paradox fosse per il meno. Ah, vuoi vedere una cosa figa? Para. Guarda, guarda. Guarda. Ah, sì, le... E OBS, la magia di OBS. Hai visto? Cioè è scomparsa la stream. Io quando facevo le streaming anch'io le imparo di tutte queste tecniche. Quello che applicarle più facile la teoria che la pratica. C'è anche il modo per fare sì che lo schermo faccia il volume di infinita con OBS. Quello che tipo c'è la cam e poi si vede tutto così. C'è lo schermo, sì. Schermo un po' più piccolo, basta che streami lo schermo di OBS, yeah. Cioè, sono un professionista. Che grande. Ormai para per video. Io faccio youtuber, seguite Paradox Gaming. Sì. Facciamo le pubblicità alle persone che meritano, a quelle persone che devono sfondare su YouTube. Tipo io che faccio i video in loquenza. Cavolo. Bad The Wars è arrivato da qualche parte un po'. Bad The Wars lo guardava le medie. Basta. Vediamo qua. Attenzione, abbiamo il secondo match. Beto contro Isma The Kings. Kings che va con le Aegis, anche se potrebbe andare Aegis. Mai tra il tiro. No. Come si chiama il OO, il personaggio Pokémon? Sì. Non sono un fan di Pokémon. Come fa a me essere un fan di Pokémon, perdone? Ah, io lo confondo, qualcosa lo chiamo Moltres. Vabbè, sta trollando. Uccello. Ma stai trollando? No. L'anno fa. Ah, ok. Grazie, meno male che c'è Pokémon Go. Ah. Che me l'ha fatti ricordare. Attenzione, down throw. Ah, down.
Bear? Ah, Nair? Bear? 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 Abbiamo una pressione di Bear dalla parte di Bear. Vabbè, sta spammando. Sta cliccando il più forte che può. Ma lo stage mi sembra molto quello di Street Fighter di Ragazzi, ricordatevi che su Smash 4 i veri King labbavano 6 ore al giorno. I veri King hanno lo stemma del Lucchese Mesh del lupo sul stage in Pokémon Stadium. Certo, certo. Attenzione, missa la conferm, Nair, doppio Nair, si ritorna al neutral, fase di disadvantage per Risma che ritorna. Io ho paura di quella B fatta al legge di vetro che va in non prende quasi mai. Una paura nel mio volto. Ok, come non vedo. È invincibile, no, la B per alcuni frame. Strano, impossibile. Allora, decidiamo. Vediamo che comunque non so lo giocano bene in solo al banta per una parte. Io sto controllando io mi fido di quello che dice. Io non mi fido perché si gioca ogni giorno contro la CPU e lei quando la sera è invincibile. Letteralmente è come. Come posso dire? Ah, comunque sono in 4. Le persone ce ne sono.